Ad Arezzo arrivano le scrivanie in affitto, a budget ridotto, per far fronte alla crisi. Apre infatti sotto i portici di Via Roma la prima sede di co-working, dove professionisti in ambiti diversi potranno lavorare gomito a gomito, condividendo spazi ma anche creatività. Risparmio e collaborazione sono quindi le parole d'ordine di questa nuova avventura, ideata da tre giovani aretini che provengono da ambiti lavorativi diversi: Paco Mengozzi, esperto di eventi e comunicazione, Andrea Troianis, che è una società di comunicazione e logistica, e Lorenzo Bresciani, geometra. Arriva ad Arezzo, è il primo progetto che partirà in questa città dai primi di febbraio qui in Via Roma 26. Siamo tre soci in uno spazio di più di 200 metri quadrati, suddiviso tra open space, uffici condivisi, spazio per le aziende, corporate, piccole start-up, con l'idea appunto di creare un team di una ventina, 25 persone, tra professionisti, creativi, grafici, consulenti, ma anche a qualsiasi altro tipo di tipologia di lavoro, per creare appunto uno staff, un team di persone che poi porteranno innovazione, porteranno cose nuove ad Arezzo, svilupperanno progetti e a caduta lavoro per se stessi e per tutte le persone intorno a loro. La filosofia di base del co-working è mettersi in uno spazio condiviso, quindi condividere sia fisicamente la propria postazione, ma anche poi, diciamo, idealmente quelle che sono le idee, quelli che sono i progetti e gli stimoli che possono arrivare dalle altre persone, così da accelerare in qualche modo la creatività, accelerare lo sviluppo di progetti e crescere. Non c'è nessun vincolo di età, nessun limite di professione, anzi più è variegata la compagine, sicuramente sarà positivo per tutti.